se siete d'accordo, io, Simone, manderei il video che abbiamo preparato. Intanto. Piccolo incidente tecnico, ma continuiamo, prego. Buongiorno a tutti. Siamo stati incaricati direttamente dalla Fondazione di Bagno per la redazione di questo progetto esecutivo per in risposta al bando della Community Library. E devo dirvi che, alla domanda del vero, quando siamo stati chiamati dal Presidente, oltre ad un iniziale entusiasmo per di progettare un progetto di questa valenza, abbiamo anche avuto un attimo di esitazione perché avevamo davanti soltanto 2 mesi di tempo appena per confezionare un progetto di questa importanza, di questa difficoltà. Ma siamo arrivati quindi inaspettatamente perché secondo noi il valore aggiunto del progetto esecutivo che abbiamo proposto è quello di aver anche presentato un progetto delle funzioni, dei servizi e della gestione che fanno sì che il Granaio del Sapere, così abbiamo intitolato appunto il nostro lavoro, possa essere definito in realtà proprio un luogo della cultura vero e proprio, e in cui il contenitore e il contenuto sono un tutt'uno organico. E la Fondazione di Bagno da circa 15 anni occupa, vive e lavora in una parte del monastero di San Benedetto che ha lentamente trasformato in biblioteca, occupando le scaffalature, circa 300 metri lineari di scaffalature, appunto il corridoio, e con 14.000 volumi. E questo monastero ha subito nel tempo una serie di stravolgimenti sia fisici che funzionali, da aule cioè monastiche sono diventate alcuni ambienti, aule scolastiche, e
e poi nei giorni nostri la Fondazione di Vanno con il suo polo bibliotecario. A nostro avviso comunque un ambiente di questa conformazione architettonica non può avere forse miglior utilizzo che quello di un polo bibliotecario, in quanto i caratteri architettonici fanno sì che intanto ci sia un orientamento visivo diretto a beneficio degli studiosi, che possono avere così un colpo d'occhio immediato sulle aree tematiche alle quali possono approcciare, e gli stessi bibliotecari o nella gestione dello spazio hanno delle facilitazioni proprio per l'omogeneità del corpus spaziale. E non da ultimo per il silenzio e la concentrazione che questo luogo già di suo regala. Quindi all'interno di questo spazio così forte, ascetico e per noi sacro, il progetto si è mosso nel rispetto dei caratteri architettonico-stilistici dell'immobile, e sostanzialmente abbiamo preparato questa telemetria di sintesi, riapre alla vita questa parte alta dell'altro braccio del monastero, che ha una continuità fisica con il corridoio della fondazione, quindi ci si ritrova, superato quel piccolo passaggio, in una grande aula unica, una sorta di salone, che noi trasformiamo in una biblioteca e che diventerà la naturale estensione della biblioteca della Fondazione di Vanno. Quindi riusciamo a inserire lungo la parete muta più in alto una scaffalatura a doppia altezza che prevederà l'inserimento di futuri 14.000 volumi per 17 metri lineari di lunghezza. Abbiamo preso ispirazione da un bellissimo intervento di Michele De Lucchi, la Manica Lunga, la Fondazione Cini, che ha, essendo anche questa nata all'interno di un monastero benedettino, abbiamo trovato tantissima similitudine, e questo ci ha entusiasmato anche nella progettazione. E, dunque, tornando alla planimetria, l'ala della sala lettura diventerà sostanzialmente, quello che diceva prima l'assessore, uno spazio multifunzionale. Abbiamo volutamente lasciato questo, la percezione visiva di questo spazio sostanzialmente percettivamente vuoto, e occuperà di volta in volta, sarà occupato o da tavoli ulteriori per la consultazione, oppure sarà, sì, non mi sentite? Sì, oppure potrà accogliere conferenze o proiezioni televisivi. Insomma, avevamo necessità, avendo costruito il progetto su misura per le attività e le esigenze della Fondazione, in linea con i loro obiettivi anche di crescita, di uno spazio multifunzionale. E la biblioteca quindi si infila, si insinua anche nelle cellette delle monache, che sono quelle in basso, che abbiamo rispettato nella loro volumetria originale, ma che nel nostro caso diventeranno i granai della comunità, e quindi ospiteranno, per collegarmi al discorso della dirigente di Verini, nuove attività, nuovi linguaggi, nuove tecnologie, una postazione SBN e la possibilità di fruire degli audiovisivi di cui la Fondazione è dotata, e anche di poter produrre degli audiovisivi. Invece, ecco, questa è una immagine tipo delle cellette. Invece la sala che fa da cerniera tra la Fondazione e la nuova ala della biblioteca è questa, è quella che sarà la sala lettura. Questa sarà dotata di due tavoli che potranno ospitare fino a 25 persone, e i tavoli saranno posti direttamente sotto una grande finestrone che gode di una luce di
esposta a ovest. Ecco, la caratteristica dell'orientamento di quest'ala ci ha anche, Simone, se puoi tornare sulla planimetria per favore, ci ha indirizzato anche in uno studio luministico importante, illuminotecnico, perché l'orientamento è est-ovest, esattamente come i monaci benedettini utilizzavano le loro postazioni di studio per usufruire del maggior sole possibile, del maggior numero di ore di sole possibile. E questo orientamento quindi ci consente di avere una luce diffusa, omogenea, diurna. Invece abbiamo risposto alla luce artificiale con i criteri di territorialità e quindi offriamo luce puntuale soltanto prevalentemente sui luoghi di interesse, quindi sui tavoli, sulle scaffalature e nelle zone operative. E la scaffalatura a doppia altezza è anche dotata di una sorta di balconata che poi apre alle due ali con due spazi in quota, anch'essi dotati di postazioni sulle quali poter subito fermarsi per la consultazione. Naturalmente anche la Fondazione di Vagno verrà coinvolta nelle operazioni di riammodernamento degli impianti, delle pavimentazioni, dei rivestimenti e delle attrezzature. E quello che l'obiettivo del progetto è quello appunto di avere un corpo organico appunto tra le attività e l'ambiente stesso, così da dare una nuova forza al contenitore. Adesso cederei la parola al mio collega Mastrangelo. Buongiorno a tutti. Allora, l'obiettivo del progetto, come già evidenziato, era quello di rendere agibili alcuni di quelli che sono gli ambienti totalmente stati abbandono ormai da anni. Oltre a questo, sono in maniera adiacente a quella che era attualmente la sede della fondazione, in modo tale da poter permettere alla fondazione stessa di garantire quelle che sono le sue esigenze appunto di ampliamento. Naturalmente i lavori riguarderanno non solo la parte in completo stato d'abbandono, ma anche la parte attualmente che ospita la fondazione, in modo tale da avere un miglioramento funzionale di intera area in linea con quelle che sono appunto le necessità di sviluppo della fondazione stessa. Gli interventi previsti in progetto riguardano essenzialmente piccoli interventi appunto di demolizione e di opere murarie che si concentrano soprattutto nella zona per la realizzazione di quelli che sono i nuovi servizi igienici. Verranno infatti realizzati due nuovi servizi igienici, uno progettato in modo tale da poter essere utilizzato anche da persone con su sedia a ruote. Ci saranno interventi di consolidamento di strutture di lesioni su quella che è la facciata prospiciente via Porta Antica della città e il completo recupero di quello che è una specie di torrino che è presente al di sopra di quello che è questo vano. Il recupero e la demolizione, gli interventi poi riguarderanno inoltre quella che è la demolizione complessiva di quelli che sono gli intonaci presenti nella zona totalmente abbandonata attraverso il rifacimento con intonaci a base di calce anche per diciamo, garantire l'utilizzo di materiali più possibili naturali. Inoltre per quanto riguarda la zona attualmente che ospita la fondazione verranno eseguite delle lavorazioni di stuccatura e tinteggiatura sempre a base di calce. In tutti gli ambienti inoltre verranno riviste quelle che sono le pavimentazioni, nella zona completamente abbandonata verrà realizzata una nuova pavimentazione anche in linea con quelle che sono le offerte migliorative che sono avvenute in sede di gara, mentre per quanto riguarda la zona attualmente ospita la fondazione verranno recuperate così come da parere della sovrintendenza quelle che sono le cementine presenti all'interno di essa. Un altro aspetto molto importante è quello del rifacimento complessivo di quelle che sono appunto le coperture. Le coperture
conservatorio, infatti, in modo tale da preservare naturalmente quello che è patrimonio librario e tutto quello che dovrà essere posto al di sotto di esso. Quindi verranno fatte completamente tutte le coperture e oltre allo stato di impermeabilizzazione verrà garantita una maggiore coibentazione anche attraverso l'installazione di un pannello di una panoratura coibente, in modo tale appunto da migliorare la trasmittanza termica del solaio e quindi garantire anche delle condizioni termogrammetriche migliori all'interno degli ambienti. Oltre alla parte diciamo puramente edile, si rifaranno tutti quelli che sono gli impianti elettrici in entrambe le aree, l'impianto di rilevazione incendi che verrà collegato a quello attualmente presente nell'ala nella quale siamo, in modo tale da avere un unico sistema di allarme, così come prescritto appunto anche dai vigili del fuoco. Verranno rifatti completamente gli impianti termici con funzionamento estivo ed invernale attraverso l'utilizzo di verti convettori simili a quelli che vediamo in questa sala, di ridotto spessore in modo tale da non intralciare appunto i passaggi e le attività. Il tutto collegato a un sistema di pompa di calore ad alta efficienza che garantirà appunto alla fondazione, al comune stesso, di avere dei costi di gestione successivamente limitati. L'intera struttura quindi verrà una volta recuperata, verrà dotata di tutti quelli che sono gli addetti e attrezzature specifiche, quindi sedie, tavole, scaffalature e quant'altro necessario appunto per quello che è il buon funzionamento degli ambienti. Verrà inoltre fatta particolare attenzione a realizzare dei percorsi di fruizione che siano finalizzati all'abbattimento delle barriere cognitive e sensoriali, anche attraverso l'utilizzo appunto di ebook che garantiranno alle persone con della disabilità visiva il raggiungimento appunto delle postazioni. Grazie.